Con lo spettacolo Dolci Libri ha preso il via ieri sera la 13ª edizione della Festa dell'Infanzia che coinvolge tutto il territorio al fine di sensibilizzare l'intera collettività sull'importanza di difendere i diritti dei bambini per garantire loro una sana ed equilibrata crescita. 3 giorni ricchi di appuntamenti ed eventi che quest'anno sono stati organizzati sul tema della lettura, come da volontà dell'organizzatore, il dottor Luigi Dalvano. Noi il convegno si chiama Un libro e per sempre, o meglio, maliziosamente c'è una E, un libro e per sempre, cioè chi legge è più consapevole e in un certo senso è anche più libro e più libero. Chiaramente i libri sono qualcosa che cambia il nostro destino, non solamente in istruzione, ma anche educazione e anche, diciamo, leggere. Il nostro profilo è migliorarlo. Tre giorni intensi, verrà il Bibbio Motocarro, verranno anche dei giullari dal centro Italia. Per l'ennesima volta viene Enzo D'Arco, che ringraziamo, con i suoi ragazzi della Cantina delle Arti, rappresenteranno il Piccolo Principe. Che ha dato loro negli anni grandi, grandi soddisfazioni e che gli ha fatto vincere una serie di premi. Domenica poi faremo varie attività di laboratorio, faremo anche delle attività legate al divertimento e il libro sarà un po' in cima ai nostri pensieri. Tantissimi libri sono arrivati questa mattina nel centro di Teggiano a bordo del Biblio Motocarro, un'ape car trasformata in biblioteca. L'iniziativa è nata dalla volontà di un maestro in pensione, Antonio Lacava, che, come dallo stesso raccontato, notando disaffezione da parte dei bambini ma anche degli adulti verso la cultura e il sapere, ha deciso di caricare il suo piccolo veicolo di tantissimi libri e girare l'Italia per portare la biblioteca dei bambini e invogliarli a leggere. Il Biblio Motocarro, più semplicemente BBC, sarà presente anche domani mattina presso il Centro Frassati, fulcro delle attività e degli eventi della 13ª Festa dell'Infanzia, che proseguirà ininterrottamente fino alle 20:30 di domani. L'evento, organizzato come ogni anno durante la settimana in cui si celebra la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si è aperta ieri sera a Prato Perillo con lo spettacolo teatrale del maestro Giovanni Trotta per accogliere gli ospiti provenienti dall'Argentina, paese con cui è stata attivata un'intensa e proficua collaborazione per la tutela dei diritti dei bambini. Io sono Lucio, sono musicista, violinista e anche sono il direttore e coordinatore pedagogico dell'orchestra scuola di Lobos, Buenos Aires, Argentina. E collaboro con il progetto Educreando, che è un progetto binazionale italo-argentino che cerca di sviluppare nei bambini e ai ragazzi l'educazione emozionale. In questo caso io partecipo con la musicalizzazione dell'emozione. E anche, sono qua per partecipare nella festa dell'infanzia insieme ai miei compagni, la delegazione argentina. E ieri ho lavorato con i bambini nella scuola media insieme al maestro, il professore Antonio Cimino. Abbiamo fatto tre belle lezioni con i bambini, i ragazzi, cercando questa questione dei legami tra Lobos, l'Argentina e Teggiano Italia.